L'avviso Covid era a tempo determinato per un anno non rinnovabile. Era scritto sul sito dell'ASL, era pubblico. Noi abbiamo espletato un concorso nel frattempo e non siamo stati chiamati. A Teramo, manifestazione per chiedere a gran voce alla Regione Abruzzo che si proceda con l'inserimento in servizio dei vincitori del concorso indetto dalla ASL di Teramo quale capofila per l'assunzione degli OSS nelle aziende sanitarie locali di Teramo, L'Aquila e Chieti. Sono OSS che autonomamente si sono organizzati per chiedere di sbloccare una situazione di stallo che oramai si trascina da più di 2 anni. Infatti il bando di concorso risale al 2019, le prove si sono svolte a novembre 2021 e ci sono voluti tempi lunghissimi per ottenere la graduatoria con gli aventi diritto e adesso che finalmente c'è, ancora non si procede ad assumere. Ieri il direttore generale dell'ASL di Teramo ha dato la sua parola, quindi attendiamo che comunque la delibera dell'assunzione dei vincitori, quindi siamo qua per chiedere chiaramente che anche le altre due ASL facciano altrettanto, quindi sia L'Aquila che Chieti possa seguire la linea di Teramo. Oramai non c'è proprio più motivo per cui queste graduatorie, anche perché c'è carenza di personale, come sapete, ovunque. Siamo massacrati dal Covid, dalle ferie, non ci sono gli operatori e tengono una graduatoria di un concorso così con le persone che, come vedete, hanno tutta la voglia di andare al lavoro, quindi però non si sbloccano, quindi chiediamo insomma, lo sblocco di questa graduatoria. La ASL ha cercato un confronto e da questo confronto è uscita solo una cosa positiva, che è poi quella che noi volevamo da tempo, il fatto che questa graduatoria si sbloccasse e che venissero comunque riconosciuti i diritti, soprattutto dei vincitori, perché la legge almeno dice questo. Quindi assolutamente sì, molto propositivi, hanno risposto alle nostre domande, ci hanno accolto, ci hanno spiegato un po' tutta la situazione e Teramo ha operato nell'immediato, quindi va riconosciuta questa cosa che Teramo ha operato nell'immediato. Teramo ha anche specificato che le 3 graduatorie, perché sono 3 le graduatorie, era un concorso congiunto, sono state liberate, sono state inoltrate nelle sedi competenti e adesso ogni sede dovrà operare per sé.